Ebbene sì, stavolta l'ho fatto. Un saluto da Mapo, amici miei, non ci crederete mai, ma ho comprato un'auto su R Factor 2. Quella categoria che sempre mi nominate, sono due o tre le categorie che mi nominate, ma soprattutto questa, le BTCC. E l'auto che ho comprato è la Cupra Leon, un'auto che amo anche in altri giochi e perché non provarla anche qui. Tra l'altro vi faccio vedere le 8 BTCC che offre lo store di R Factor, sono tutte a pagamento. Abbiamo la Civic 330i, Ford Focus ST, anche questa mi ispirava molto, la Hyundai i30, Infiniti Q50, Toyota Corolla, Vauxhall Astra e la Cupra Leon che mi dice che ce l'ho già. Ognuna di queste auto acquistata singolarmente costa 5 euro che io ho speso. Pazienza, si può fare. Poi volendo ci sono anche dei pack che ti danno due auto una pista, due auto una nocciolina, un'auto un pieno e una bottiglia di Coca-Cola. Insomma ci sono un po' di pack. Io ho comprato la Cupra Leon, non era dentro nessun pack e ho detto me la prendo perché mi piace. Chi se vuoi, la voglio. Tra meno di tre quarti d'ora inizierà una gara su LFM nel circuito di Nürburgring. Mi sembra abbastanza noioso, un circuito cittadino, ma questa settimana c'è quello, correremo su quello. Quindi prima di arrivare impreparati come mio solito fare a questa gara, facciamoci un giro offline, capiamo com'è, così vi do anche la mia opinione su queste favolosissime, non sono mod, sono abituato a dire mod ma non sono così, su questi favolosissimi DLC di R Factor, con questa incredibile trazione che si sente, incredibile grip delle gomme. Andiamo in pista. Eccola. Vediamo un po' questo fantastico force feedback che si sentirà. Non ci ho mai girato qui, tra l'altro. Sono quasi tutte curve a sinistra questa pista. Ah, ma questa è strettissima però. Mamma, sembra Monaco. Si sentono tante cose alla guida. Questo già ve lo posso dire. Quella curva. Urca, ma sembra che c'ha le buche la strada. Il force feedback è molto presente. Che cazzo faceva? È impazzita! Perché mi ha fatto ciò? Ah, come mi stanno sulle palle però sti angoli, queste curve a gomito. Ah, si sentono, ripeto, tantissime cose e poi è una trazione anteriore. Trazione anteriore in generale sui sim racing sono il meglio, perché tu... Urca puttana! Dicevo, nel sim racing le auto a trazione anteriore sono quelle dove senti di più, perché tu hai la trazione proprio nel punto in linea verticale, in asse col volante, quindi mi piacciono tanto anche negli altri giochi. Quello che sento qui con questa Cupra Leon è tutta roba giusta, tutta roba fedele, precisa, non c'è nessuna stranezza. Però posso dire una cosa, non è che sento cose molto diverse quando provo la stessa macchina, per esempio l'assetto Corsa 1 c'è. C'è una mod della Cupra Leon, sia la versione vecchia che versione nuova, aia. Sento cose simili, quindi è fatta bene lì, come anche in Race Room, per esempio. Anche in Race Room c'è la Cupra Leon, che non mi dispiace. Non ho questo stupore. Bella, sicuramente. Poi magari in una gara, in un utilizzo un po' più sostenuto, magari saprò dirvi di più. Qui ci sono delle buche del cavolo su sto circuito. Ma pensa a te, mi fa saltellare la macchina. Andrebbe provata veramente in una pista veramente pistosa. Questa va bene per girarci coi kart. Sì, le sconnessioni sono incredibili. Quando dicono senti tutto è vero. L'altra cosa buona che sento, anzi che non sento, è quell'effetto strano di auto sterzata che succede anche con altre auto, per esempio con la Clio Cup mi succedeva ogni tanto, il volante gira da solo verso l'interno, una cosa che solo R Factor, solo qui succede su alcune auto. Qui devo dire che con la Leon non è mai successo finora. Comunque la vedo una gara molto combattuta con questi angoli. E che cazzo, ma è sbattuto fuori, figlio di... Voto per l'IA. E dai che ci siamo, andiamo in qualifica allora. Ho preso la 2023, quindi a quanto pare si possono usare anche le altre auto, sono... forse cambia solo le livree. Nessuna pretesa per questa gara, sarà importante essere precisi nelle curve
e soprattutto uscire senza sfogare troppa trazione. Ok, i trazioni anteriori sembrano semplici, ma per andare forte devi essere molto preciso. Vai, lanciamoci! Bloccaggio già la 1. Sembra che ci sia bagarra davanti per una qualifica. Ah, c'è un'auto gialla, ragazzi. C'è qualcuno che si è dimenticato di togliere il telo alla macchina. Juan Angel Perez. Deve essere uno svizzerotto questo qua. Diciamo che la prima è un po' più da sorpasso, la staccatona. Sembra che c'è la macchina fatta in Minecraft. Oh, attenzione, qualcuno va a fuoco! Che cazzo sta succedendo? Ma perché vanno a fuoco le auto in sto gioco? Mi era già successo con la Ferrari. Cosa potrà mai essere successo per andare a fuoco? Questa non era male. Madonna, mi spezza le braccia. Non era male un paio di balle perché sono già in rosso. Andiamo a rovinare il giro, ragazzo. Datemi un radar e magari vi vedo. Macchina di Lego. Purtroppo non un gran circuito per questo debutto con le BTCC. Questa l'ho imbroccata. Vittoria. Buona, buona. Sei decimi. Solo per quella traiettoria leggermente migliorata, che poi quel leggermente significa uscire molto più veloce. Vediamola. Non molto soddisfatto dell'ultima, però non perdo. Quindi avremo sei decimi meglio. Confermata partenza in decima posizione, ragazzi, divertiamoci. Speriamo bene. Adesso l'auto sta ferma in partenza finalmente. Dai, dai che si parte, sono gasato. Sentiamo il semaforo. Siamo carichi. Ia! Minchia, che brutta partenza. No, ho messo la terza un po' troppo presto. Dietro si è girato qualcuno. È successo qualcosa dietro. Vabbè, noi guardiamo davanti per ora. Cauti i primi giri, che non sappiamo niente di loro. Largo, largo, stiamo largo. No, no, non mi fare bloccare qua, che se per caso dovessi schiantarmi non posso neanche girarmi col freno a mano con stile. Guarda che qualcuno si sta infilando. Ho già visto. No. Siamo partiti malissimo, ragazzi. Dopo questo incidente in curva 3 del primo giro, dove penso di aver stretto io, sinceramente non è che ci fai molto caso. Senza radar, ripeto, è un casino per me giocarci. La gara è stata tutta una monotonia in solitudine. Dalla 20esima sono riuscito a risalire fino alla 14esima, poi ho preso un drive thru stupido e ho deciso di lasciar perdere. Ma quello che ho capito è che la pista è veramente brutta, ma proprio brutta, e ho detto, se devo provare una BTCC bene, facciamone una gara seria. E ora, 3 settimane dopo, non trovando nessuna gara gratuita su LFM online, ho deciso di correre a Zandvoort in una gara offline. E in questi giorni ho scoperto anche che c'è una specie di NOS elettrico nelle BTCC. Attivando il tasto push to pass si accenderà un motore elettrico, ti darà una spinta, adesso non so di quanti cavalli, e ce l'ha a disposizione per 15 secondi in ogni giro, con un tempo minimo d'attesa tra un'attivazione e l'altra. È una figata. Non lo sapevo e non è l'unica novità, perché correrò con C-Magic Alpha, il motore direct drive da 15 Nm di C-Magic, che è la via di mezzo tra il Mini e l'Ultimate. Un po' di cambiamenti in sostanza. Andiamo in gara che Zandvoort ci aspetta. Cupra Leon. Pronti?
Pronti. Via. Buona la partenza. Siamo quindi finalmente pronti per questo test drive in gara, più racing. Questi quattro giri, madonna che lungo. Quattro giri per testare il force feedback in una gara a Zandvoort. Monomarca con le Cupra Leon, livello dei bot 95. Attenzione però, attenzione al radar ragazzi. Qua poi tra l'altro i specchietti ingannano, sembra che ci sia spazio ma sono già di fianco. Bellissimo questa Cupra Leon, comunque esteticamente è un gioiellino. E usiamo il push to pass, proviamo, adesso. Ok, di fianco mi dice 15 secondi remaining, non si capisce bene il residuo, ma tanto c'è coda. C'è coda. Questo è un punto brutto per sorpassare, magari evitiamo. 16 drivers. Oh, dai, lasciatemi un po' di spazio all'interno. Mamma mia. Cordolone. Non so le traiettorie perfette, sono più da sorpasso. Qua se non si sta larghi si esce molto lenti, ma tanto c'è coda quindi non conta niente. Per ora push to pass non l'ho avvertito moltissimo, magari nel rettilineo o anche adesso tipo. Sopra i 120 si attiva, ora è premuto, infatti un pochino sto recuperando, però non tanto, in teoria lo stanno usando anche loro. Madonna. Adesso che non ci passa un foglio tra me e questo house. A livello 95 non è male, dei bottoni. Prendiamo scia e push to pass. No, l'abbiamo finito push to pass. Solo la scia su Wendell House. Com'è sta Cupra Leon? Mi piace molto da guidare, è veramente piacevole. Force feedback è perfetto, non c'è nulla di sbagliato in quello che sento. Effetto velocità, frenata, percorrenza di curva. Sottosterzo, sovrasterzo, vabbè, sovrasterzo adesso per fortuna non mi è ancora capitato. Le buche, ecco, tipo qua che ha un po' oscillato. Qua che spalanco il gas a ruote sterzate e alleggerisce, ma queste sono cose che nei trazioni anteriori si sentono sempre molto bene, anche in altri giochi. Quindi, secondo me, madonna mia, non dico che è una cosa speciale, come si suol dire in giro. Però è fatta bene. Andiamo avanti nella gara per trarre altre conclusioni. All'esterno, addirittura all'esterno, non ci posso credere. Vai di push to pass adesso, vai di push to pass, è fatta apposta per passare. Però noi dobbiamo anche fermarci. È incredibile, non ho ancora tamponato nessuno. Quindi devi anche essere un buon stratega nel capire dove usare il push to pass. Come qua piace, uscita di curva. Se tu ce l'hai premuto e lasci il pedale del gas, però si disattiva e devi aspettare i 4 secondi per riattivarlo. Adesso l'abbiamo finito. Ancora due giretti. I tempi sono ancora molto alti. Qua non ho visto il cartello, però mi sono fidato della staccata dell'avversario. Max Angelo. Abbiamo passato un po' in sponda, ragazzi, un po' zozzata. Qua bisogna sfruttare Banky. Oh, mi stanno... Aia, madonna. C'era il direct drive che mi aveva imprigionato. E niente, mi hanno bevuto in mille. Me l'ha fatta pagare per quel sorpasso sporco, probabilmente. Ma sono sicuro che li ricuciremo subito. Infatti sono già qua attaccato al culo di Wendell House. Aggressivo per tornare sulla posizione di prima. Ora. Sì, non è che è un NOS il push to pass. Ti dà un po' di più, quello sì. A orecchio non si sente niente. Però effettivamente i giri salgono più in fretta. Ho fatto un 43.3 nelle prove. Cosa che qui vedo essere molto lontana. Eccolo lì, un po' di sovrasterzo, l'abbiamo persa. Tutto trasmesso molto bene. Non ho nulla da dire sull'auto, sul force feedback. Tra l'altro stiamo anche guidando con Alfa. Con Alfa. Ed è perfetto questo gioco. Non è così pericoloso come Ultimate, anche se poi prima un pochino il braccio ce lo stavo lasciando. E non è così
sfumato come Mini. Poi Mini in realtà, se lo setti bene, non è che sia proprio sfumato sempre. Aggressivo, attenzione. Qua vado su due ruote. Dentro. La tengo. Sì, se ero online queste cose non me le perdonavano. Reclamo. Sarei diventato un Mapo Reporting Game. Quasi divento decimo. Mi chiameranno massimo decimo. No. Questo è un sorpasso incredibile. È un dritto che si è trasformato in una staccata buona. Non in traiettoria, ma sorpassevole. Sorpassosa. E Lloyd avremmo dovuto riprenderlo il giro successivo. Ma la gara finisce qua. Gran macchina. Le BTCC, in particolar modo la Cupra Leon. L'ho comprata, parliamo di Art Factor 2, contenuti a pagamentissimo. Ho sborsato 5 euro per un'auto e secondo me l'auto è buona. Ha un force feedback perfetto. È piacevole, è godibile. È un qualcosa di diverso dalle mod, dagli altri contenuti originali vecchi, sì. Le gomme le senti bene? Le senti bene, ma non così tanto diversi come gli altri giochi con la stessa auto. Vedi un Assetto Corsa 1 dove ce l'ha, vedi un Race Room, l'ho già detto. È bella in generale quest'auto e qui funziona molto bene. Ma per farvela breve, io per 5 euro avrei gradito tutte le BTCC, o perlomeno più di una. Ma questo è Art Factor 2, si sa già, si sapeva che era costoso, forse uno dei più costosi in termini di contenuti aggiuntivi. Non è che se la tira un po', però è molto di nicchia e fa un po' quello che vuole. Comprensibile? Non lo so. C'è da dire che la maggior parte dell'utenza non è di certo qui. Seguiranno indubbiamente altri video, probabilmente anche altre gare LFM con le BTCC, che sono anche più difficili perché c'è un livello molto alto, con le Clio Cup, con altri contenuti, adesso vedremo quando e come. E due paroline ancora su Simagic Alpha, con questo gioco è perfetto. Saluti da Mapo, a presto, ciao! E allora in Assetto Corsa cosa devo fare? Devo farla pagare 20 euro. E invece è gratis, funziona bene.